siamo la categoria degli edili della CGIL CISL UIL, quindi abbiamo organizzato questo presidio in memoria delle vittime del lavoro. Il 28 aprile ogni anno viene dedicato alle morti di lavoro, alle morti sul lavoro, ed è una giornata dedicata dalla ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. In questo momento in tutte le piazze, in tutto il mondo, tra oggi e domani, ci sono dei presidi, dei volantinaggi, delle iniziative che ricordano appunto i lavoratori morti sul lavoro. Perché noi siamo qui oggi? Perché la categoria delle costruzioni è una delle categorie più colpite, rappresenta all'incirca il 20% degli infortuni mortali sul lavoro. I dati usciti ieri in open data da INAIL purtroppo parlano di un primo trimestre 2018 tragico rispetto al trimestre 2017. Sono aumentati i morti sul lavoro, sono aumentati gli infortuni e sono aumentate le malattie professionali, le denunce delle malattie professionali. Il nostro osservatorio dice che quest'anno abbiamo avuto il 50% in più degli edili infortunati, appunto morti sul lavoro, e quindi non potevamo mancare oggi qui. Un altro dato fondamentale, ecco perché dietro di me c'è un punteggio, è che un terzo delle vittime in generale, ma specialmente nel settore dell'edilizia, avevano un'età sopra i 50 anni, e questa ci parla di un altro problema, che è quella delle pensioni. Un edile non può salire in un punteggio del genere e continuare a lavorare all'età di 65-70 anni, perché è veramente pericoloso. Quindi noi chiediamo, siamo qui in piazza oggi per chiedere alle istituzioni, al governo prossimo, al governo che verrà, che dobbiamo agire in questo senso. Diverse sono le nostre proposte, a partire dall'aumento delle pene per le aziende che non rispettano le regole sulla salute e sicurezza sul lavoro, a partire dall'aumentare il numero dei controlli. Che cosa ci dicono i numeri? I controlli, purtroppo, quelli pochi fatti, hanno trovato il 65% delle aziende, quindi una su tre, irregolari. Hanno trovato all'incirca 6.000 lavoratori edili a nero, completamente a nero. Quindi questo dato ci deve interrogare. Se un'azienda rischia di avere un controllo una volta ogni 20 anni, questo fa sì che le aziende, il primo taglio che fanno è quello sulle spese, sulla sicurezza.